organizzato dall'Istituto Superiore Mazzone di Roccella Ionica in collaborazione con l'Università della Calabria, l'incontro su intelligenza artificiale, etica scuola e professioni del domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica dottoressa Rosita Femia, si è passati al cuore dell'argomento. Un pubblico interessato, ricordiamo che nell'Istituto Superiore ci sono anche i corsi di informatica, ma interessati erano anche i tanti docenti presenti. Abbiamo fortemente voluto questo incontro anche perché riteniamo sia necessario informare e formare i nostri docenti ma anche i nostri ragazzi su quello che sarà l'evoluzione futura dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo per assistere ad una profonda trasformazione della nostra società e toccherà diversi ambienti, avrà un impatto sull'istruzione, sul mondo del lavoro, su ogni settore del nostro vissuto, quindi è chiaro che dobbiamo essere pronti ad affrontare questa nuova era anche con gli strumenti giusti. L'autorevole parterre era composto dal professor Francesco Longo del DMEG Unical, che ha parlato di integrazioni tra tecnologie abilitanti e intelligenze artificiali, un valore aggiunto per gli istituti superiori. È da dire che il lavoro di programmazione è ancora estremamente importante, come oggi i relatori ci spiegheranno, vedremo che c'è tanto sia da un punto di vista di programmazione, c'è tanto anche di integrazioni con altre tecnologie abilitanti, realtà virtuale, realtà aumentata, extended reality, simulazione, e quando riusciamo a mettere insieme tutti questi aspetti unitamente all'intelligenza artificiale che riusciamo a prendere quanto di meglio c'è. A discutere sull'intelligenza artificiale con i temi di ricerca e le attività didattiche è stato il professor Domenico Talia del DIMES dell'Unical. L'intelligenza artificiale a supporto della competitività nelle aziende ne ha parlato il dottor Salvatore Ritano della società Revelis SRL. Beh, l'applicazione sicuramente consente a tante aziende di ottimizzare i processi, di minimizzare i costi, di migliorare l'efficienza. Si pensi per esempio ad aziende di produzione industriale che possono prevedere con largo anticipo la rottura dell'impianto produttivo e quindi risparmiare tempi e costi per la manutenzione dello stesso. Si pensi alla pubblica amministrazione, alle smart city, dove si può controllare il consumo d'acqua, quindi il consumo delle utenze, e anche verificare se non ci siano furti o perdite d'acqua. Insomma, le applicazioni sono innumerevoli, sia nel contesto che noi chiamiamo business, sia nel contesto degli utenti finali. Il risultato finale è quello di ottimizzare, migliorare, rendere tutto più veloce e più efficiente. Voi state lavorando nella vostra società a creare questi nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, sì, questo è il vostro lavoro primario? Assolutamente sì, noi creiamo algoritmi e soluzioni che sono in grado di immagazzinare queste grandi quantità di dati, i big data, elaborare i dati e poi applicare queste tecniche sia nel contesto induttivo che deduttivo per supportare aziende e cittadini nella loro attività quotidiana. Spiegato come comprendere meglio l'intelligenza artificiale il dottor Gianni Labboggetta del DLV System spin-off dell'Unical. L'intelligenza artificiale di fatto è un algoritmo che cerca di emulare il comportamento umano, sia dal punto di vista, da due punti di vista, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della scoperta di nuova conoscenza, utilizzando in qualche modo delle induzioni. Ci sarà una presentazione dove faremo vedere insomma queste cose. Insomma, ecco, un vantaggio rispetto alla mente umana, al cervello umano, diciamo così, è la grande velocità con cui i computer possono raccogliere ed elaborare in maniera sintetica i dati. Certo, il computer non può mai ragionare come un essere umano, però può fare piccole operazioni talmente velocemente che può emulare il ragionamento umano, in qualche modo ad essere anche più efficace di un umano. Il ragionamento umano è più lento naturalmente. Poi un'altra cosa, i dati vengono consultati, l'elaborazione dei dati anche in maniera molto veloce, però lei ha detto una cosa importante, l'arricchimento, cioè intelligenza, come possiamo dire in latino, cioè l'arte di memorizzare le esperienze e di cambiare, come si dice, da situazione a situazione come comportarsi, è quello che fa l'uomo. Sì, certo, ci sono due aspetti, un aspetto riguarda la conoscenza pregressa delle persone e c'è una branca dell'intelligenza artificiale che cerca di emulare questo, no? Di riapplicare la conoscenza, di modellare e riapplicare la conoscenza.
C'è un'altra branca invece che cerca di indurre conoscenza attraverso la scoperta di informazioni all'interno di dati, informazioni che gli umani non potrebbero mai recepire. Perché non potrebbero ricevere? Perché sono talmente tanti e talmente così, diciamo, diversificati che non hanno la possibilità di poterli scoprire da soli, senza l'intervento di un computer. A rappresentare il corpo docente della scuola è il professor Eugenio Cefalì, responsabile di fisica dell'Istituto Mazzone, che ha parlato dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella fisica medica. Diciamo che ovviamente in prima approssimazione loro vedono i risvolti più applicativi, quelli più facili da utilizzare, quindi ora si tratta di trasmettere a loro le conoscenze e le competenze relativamente a quelli che sono le parti più importanti relative quindi agli algoritmi di calcolo, e quindi approfondire l'argomento e scoprire effettivamente la potenza di questa metodica, a parte le applicazioni che su internet ormai molte sono open source e quindi consentono loro di sperimentare. Quindi sicuramente sono molto interessati e sarà una bella sfida anche per noi docenti e per loro studenti.